fra il tormento e la grazia. Giuseppe entra nel piano di Dio anche quando non dice neanche una parola. Questo è la nostra riflessione, questa è la nostra riflessione nel terzo giorno della nostra novena digitale ed è davvero un piacere meditare con voi il brano di Matteo 1, 18 a 24. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Vedete che io ho già segnalato una frase. Questa frase riguarda l'attività di Giuseppe. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Cosa ci insegna questo brano di oggi, cari clubbers, cari amici del canale Giordanus? Ci insegna che Giuseppe è colui che ha compreso quello che è il piano di Dio tramite l'annuncio dell'angelo e non ostacola quel disegno, perché è colui che si affida al Creatore, a colui che Giuseppe aveva pregato tante volte nella sua vita di pio ebreo. C'è allora una giustizia che supera la giustizia umana, una giustizia che riguarda tutto ciò che è nella mente di Dio e che per noi è imperscrutabile e che nonostante tutto nell'ottica della fede ci è chiesto di accoglierla. Quanto è difficile questo passaggio. A volte la fede può andare in crisi per questi momenti in cui dobbiamo cogliere una giustizia e una logica che ci superano. Una giustizia e una logica che ci sembrano irrazionali, appunto, illogiche. Come dice San Paolo, e che probabilmente era già nel cuore di Giuseppe, c'è una sapienza segreta, sconosciuta e più. Giuseppe allora è giusto perché mette prima questa sapienza di cui non comprende molto con la sapienza rispetto alla sua sapienza personale. È colui dunque che, come dice il testo, considera tutte queste cose e considera poi quello che le dice l'angelo. È colui che è disposto alla pronta obbedienza verso Dio, che nella realtà parla e ci vuol dire qualcosa. È colui che sceglie comunque di mettersi in gioco, di uscire dalla sua zona comfort e di provare a capire cosa vuol dire entrare nel piano di Dio. Ecco perché entrare nel piano di Dio per Giuseppe vuol dire essere esempio per noi, esempio di colui che è il giusto. E per diventare giusti, fino all'arrivo del Natale, dobbiamo tutti provare a essere dei piccoli Giuseppe. Io per primo, il vostro Fra Gabrio, che vi accompagna in questa novena. Bene, cari, allora questa era la mia riflessione. Fatemi sapere che ne pensate e continuiamo a vivere il nostro cammino di fede tra il tormento e la grazia.